Shalom a tutti. Oggi voglio raccontarvi di un grande miracolo di guarigione che Dio ha operato su una donna che mi ha messo davanti all'incirca 4 mesi fa. Ho incontrato questa donna e la conosco perché abita nel quartiere mio. L'ho fermata e le ho chiesto come stava. E lei mi ha risposto: guarda, sto male perché ho questa malattia autoimmune che mi sta danneggiando gli organi interni. Aveva una mano completamente paralizzata, la mano destra, girata verso l'interno, semi aperta, come se avessi in mano un bicchiere, per intenderci, per farvi capire meglio, completamente immobile. Inoltre aveva sia il collo, sia la schiena, sia il braccio, sia la gamba, la caviglia completamente dolenti e semi paralizzati. Infatti faceva molta fatica a deambulare. Al che io le ho chiesto: posso pregare per te? E lei mi ha detto: certo, lo sai che io credo in Gesù, credo nelle guarigioni. Bene, gli ho detto, sediamoci un attimo. L'ho fatta sedere, ma prima di pregare lo Spirito Santo mi ha messo in cuore una cosa e le ho chiesto: ma tu devi perdonare qualcuno? Lei ha pensato un po' e fa: in effetti c'è una zia, non vi dico il nome per privacy, che è una fattucchiera e mi ha fatto una fattura e io non posso perdonarla perché ha fatto del male nella mia vita e nella vita di mio marito. Allora io le ho spiegato che il regno di Dio è basato sul perdono. Quindi se tu non perdoni chi ti ha fatto un torto, Dio in automatico non può perdonare te. Dio ha mandato suo figlio, capisci il gesto che ha fatto? E tu non riesci a perdonare una persona che ti ha fatto un torto? Quando lei ha compreso questo, abbiamo fatto una preghiera per perdonare questa zia fattucchiera. Una volta che lei ha chiesto il perdono, io ho spezzato le catene di questa maledizione che si era formata, e finalmente ho iniziato a pregare. Le ho imposto le mani, prima sulla mano secca, poi su tutto il corpo dove era paralizzata, e infine sulle orecchie, perché, e l'ho tenuto per ultimo, non vi ho detto che questa donna da 2 anni era sorda, portava gli apparecchi acustici perché altrimenti non sentiva. Dopo aver pregato sul suo corpo, metto le mie mani sulle sue orecchie e in automatico mi viene una parola che ha detto Gesù nella Bibbia, Effatà, che vuol dire apritevi. E insieme alle parole che stavo pronunciando mi è uscito questo Effatà, apritevi. Abbiamo concluso la preghiera. Lei doveva andare, quindi io l'ho salutata, l'ho ringraziata e le ho detto: ci vediamo presto, così mi fai capire come stai. Il giorno dopo entra nel mio negozio con un sorriso smagliante, direi. Allora, carissimi, la mano secca paralizzata era ritornata normale. Lei poteva compiere ogni movimento. Apriva e chiudeva le dita e mi faceva vedere: guarda, apro e chiudo le dita, la testa, il collo, la schiena, la spalla, il gomito, la gamba e la caviglia, che erano semi paralizzati, erano completamente sciolti e liberi. Lei camminava splendidamente, aveva una luce negli occhi che il giorno prima non aveva, ma la cosa più bella, ha aperto la borsetta, ha tirato fuori la custodia con su scritto Amplifon, ha aperto la custodia e mi ha fatto vedere gli apparecchi acustici e mi ha detto: stamattina mi sono svegliata che ci sentivo. Quel giorno lei non ha messo gli apparecchi acustici, è tornata la sera nel mio negozio a dirmi: io ci sento ancora, però ho paura di perdere la guarigione. Tu non perdi la guarigione, le ho detto, perché quando Dio fa una cosa, la fa fatta bene. Ebbene, carissimi che mi ascoltate, sono passati 4 mesi, questa donna sorda
ha tolto gli apparecchi acustici, la vedo sempre, adesso gira senza apparecchi acustici, il suo corpo è completamente guarito. Nostro Signore Cristo Gesù, tramite di me, le ha dato una prova che lui è vivo, che lui opera ancora adesso e opera tramite lo Spirito Santo nelle persone nate di nuovo che temono Dio, non nei religiosi. E chi non crede nei miracoli, gli dico, vi state sbagliando di grosso. Vi state sbagliando di grosso. I miracoli accadono ancora oggi quando si prega con fede nel nome di Gesù Cristo. Ci vuole fede e relazione con Gesù. E poi Gesù, quando vede un cuore puro, un cuore con fede, decide di agire. Questa donna è una testimonianza vivente che era sorda da 2 anni e adesso ci sente, che metteva gli apparecchi acustici da 2 anni e adesso non li mette più, che aveva una mano completamente secca e adesso la mano è completamente guarita. Per quanto riguarda un dolore che aveva in un suo organo interno, stiamo aspettando la fine dell'estate, lei farà una radiografia più approfondita, ma io sono sicuro che Gesù l'ha guarita anche lì. Per questo vi dico, agite con fede. Imponete le mani alle persone, pregate, pregate, pregate. Noi non abbiamo alcun potere, come ho sempre detto, anche quando ricevo tante accuse, ma oramai ci sono abituato. Noi siamo nulla, noi siamo servi inutili, noi non abbiamo alcun potere, ma è Gesù che opera attraverso di noi tramite lo Spirito Santo. Questa donna è una testimonianza vivente di come Gesù l'abbia guarita in corpo, in spirito, perché adesso ha una luce negli occhi, ha una gioia che fino a quella sera non aveva. Tutta la gloria a nostro Signore Cristo Gesù. Questa è una testimonianza di una delle tante guarigioni che ho visto in questi anni di cammino. Spero vi possa aiutare ad acquisire una maggiore sicurezza in voi e una maggiore fede in voi che Gesù è vivo e opera ancora oggi come 2000 anni fa. E se vi deridono, se vi scherniscono, voi dovete gioire perché grande sarà la vostra ricompensa. Che Dio vi benedica.